Benedico l'intimacy coordinator. In Italia le mani dappertutto, a dirlo senza giri di parole, Sabrina Impacciatore, attrice, sceneggiatrice e conduttrice, che spiega il ruolo di quello che tradotto in italiano sarebbe un coordinatore di scene intime sui set. Una sorta di tutor per attori e attrici, per proteggerli, guidandoli nelle scene più calde su cosa fare e cosa no. Una figura che, nata anche sotto la spinta del Me Too, garantisce il benessere degli interpreti. All'inizio mi sembrava surreale, esagerato, dice l'impacciatore, invece bene dico che ci sia, venivo dall'Italia dove tanti colleghi mi mettevano le mani dappertutto. Lo ha usato Emma Stone per interpretare la sua Bella in Povere Creature, film in cui le scene passionali sono molteplici. Non lo ha voluto invece Jennifer Aniston, che usando "siamo della vecchia scuola, esperti, possiamo risolvere da soli". È comunque dimostrazione che la sensibilità oggi è cambiata anche in questo ambito. Ha lasciato in segno il controverso film Ultimo Tango a Parigi per le dolorose dichiarazioni di Maria Schneider. "Ero così giovane e inesperta e non ero a conoscenza completamente del contenuto di sesso del film", ha dichiarato alla stampa. "Mi sono sentita umiliata, violentata". L'amore immortale di Romeo e Giulietta, firmato da Zeffirelli, finisce sulle pagine dei giornali mezzo secolo dopo. Olivia Hussey e Leonard Whiting denunciano la casa di produzione per essere stati costretti ad interpretare scene vibranti quando erano ancora minorenni. Oggi non potrebbe mai succedere. Nicole Kidman e Tom Cruise nel caldissimo Eyes Wide Shut interpretavano una coppia come erano all'epoca nella vita, intimamente legati e naturali nelle scene più passionali. Ma si chiede qualcuno, l'eros che traspare in pellicole cult come Basic Instinct o 9 settimane e mezzo sarebbe stato altrettanto trascinante se la spontaneità degli attori fosse stata studiata e guidata a tavolino? Certamente la sensualità ha molto a che fare con la fantasia, come dimostra il capolavoro della coppia Lauren Mastroianni in una delle scene più iconiche del cinema di tutti i tempi.